Mi raccomando, guardate questo programma perché è veramente, veramente bello. Soprattutto perché loro sono belle, affascinanti e stanno per baciarmi tutte e due, una da una parte e una dall'altra. Oh, bacio. In contemporanea. Quindi guardatele. Però sulla guancia, ragazze. E ragazzi. Un po' poco, eh. Vabbè, poi ci rifacciamo dopo nel camerino. Ma chi è Fabio Vola? Boh, non lo sappiamo, nessuno lo sa. Oggi sei qua per presentare il tuo libro, di che parla? Ultima domanda, ci credi nel destino? Credo... Sì. Grazie a Fabio, ciao! C'è con me Paolo Brosio, Buongiorno, buongiorno a tutti! Se non ci mettiamo le cinture sono 5 punti. Sì, ho capito, però se tu guidi e io non mi metto la cintura. Ecco, questo è già. Dovrei fare proprio questo caso qua. Cioè, con tutti i casi che ci sono, mi dovevi fare proprio quello. Cioè, quello più difficile. Allora, tu fammi quello più semplice, allora, il guidatore senza cinture. Quanti punti si guida? No, deve fare, ma se c'è la mia nonna in macchina e dietro c'è anche la mia nipote. Esatto. E la mia nipote non ci mette le cinture. Quanti punti levano quello sfigato che guida? Tu fai il quiz solo a punti. Cesare Ballo, come si diventa famosi? Matilde e Tina, dovremmo chiederlo noi a voi, perché voi siete molto più famose di noi. Come è stata sciogliersi dai Luna Pop e ricominciare con un'altra band? È stato... Bene, grazie ragazzi! That I heard of once in a lullaby. Durante il nostro percorso potremo soddisfare la nostra voglia di natura e cultura. Andiamo! Quest'oggi conosceremo una riserva naturale, un lago dal litorale interamente ciclabile. Ci addentreremo nei posti più nascosti dei canneti grazie alla canoa. Ma non solo, ci arrampicheremo su un terrazzo naturale fino alla sua cima e... spiccheremo il volo. Non ci credete? Beh, la Lombardia è questo e molto di più. Ma non voglio anticiparvi troppo, seguitemi. Bellissimo! Stupendo! Ora abbiamo iniziato la puntata con Hotel Rwanda, ma invece l'argomento del nostro talk show è proprio il cinema italiano. Io volevo sapere, vediamo come è cambiato il modo di rappresentare l'Africa dagli anni 60 a oggi. Per esempio, 40 anni fa ha avuto un grande successo il film di Jacopetti, tipo Mondocane e Africa addio, che mostravano delle scene violente, giusto? Allò? Film orribili. È arrivato finalmente il momento dei due Franceschi e parliamo di documentari. Beh, documentari che stanno praticamente diventando famosi in tutto il mondo. Ricordiamo Fahrenheit 9/11, per esempio, che è diventato un cult, è diventato famoso. Ma cominciamo appunto a parlare di questo, dando un voto. Allora, Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, un genio. Come scegli le tue partner? In che senso? Cioè, nello spettacolo? No, perché così era un po' vago, era la infatti, poteva essere a libera interpretazione. Ecco, specifica. Allora, le partner lavorative prima. Nello spettacolo. Allora, scelgo a seconda del ruolo che devono occupare. E invece nella vita? Nella vita come le scegli? Io le scelgo, mi scelgono loro. Ah, ok. Sono timido io.
Ciao a tutti e benvenuti. Oggi sono con un gruppo di 5 ragazzi venuti da Cuba. Si chiamano Clan 537. E che è se Clan 537? Perché si chiama sì? Sono in compagnia di Marcello Lippi al Twiga Beach. Ciao Marcello. Ciao, buongiorno. E tutti lo conosceranno, allenatore della grande Juve. Come allenare i giocatori che sono tutti ragazzi giovani? Sono tutti, innanzitutto bisogna dire che sono tutti dei grandi professionisti. Pensi che la prossima stagione televisiva farai trasmissione in prima serata? Provocatoria questa ragazza. Bene, sei stato premiato nel gennaio del 2002 con il premio Ago d'Oro per la bellezza. Lo sai di essere stato il primo uomo ad avere questo premio e che ne pensi? Vuol dire che sono mal ridotti, se hanno aspettato me per premiarmi. Sono in compagnia di Alessandro Paci, regista e anche attore. Ciao Alessandro. Ciao, come stai? Bene, tutto bene. Ci vedi? Tu ridi, eh? Senti, com'è stata l'esperienza da regista? Guarda, è stata una cosa bellissima, io mi sono divertito veramente tanto. Sono in compagnia di un grande attore, di un grande cantante e di un grande showman. Sto parlando di Jerry Calà. Ciao Jerry. Hai esagerato. Grazie Jerry di essere stato con noi qua su Idea. Grazie a te per... Grazie per la presentatrice, molto in gamba. Du e Eligo. I Franz Ferdinand hanno terminato le registrazioni del loro terzo album. Come ha dichiarato la BBC Alex Capranos, voce della band, il loro prossimo lavoro avrà una carica innovativa, dichiaratamente più rivolto verso sonorità dance, meno frenetico del precedente. Il gruppo, che si esibirà dal vivo il prossimo 21 novembre ai Magazzini Generali di Milano, non ha rassicurato i fan sui tempi di pubblicazione. Anzi, per voce del leader, ha dichiarato di avere ancora molto lavoro da fare sul mixaggio e che probabilmente l'uscita slitterà a gennaio 2009. L'appuntamento dedicato alla vostra salute, al benessere e alla bellezza si chiama Tanta Salute. Vi aspetto e ricordate che la bellezza parte da dentro. Bentornati a Vivi in Bellezza, cellulite addio, la dottoressa Alessia Pini, responsabile del centro di medicina estetica dell'Istituto Qui si Sana Medica. Insomma, possiamo dire finalmente addio alla cellulite, dottoressa? Possiamo provarci, sì. Prima di salutarvi voglio ricordarvi i nostri contatti, allora scrivete a viviinbellezza@rtv38.com oppure chiamate al numero che vedete in sovraimpressione. Grazie a tutti, grazie dottoressa. Grazie. Arrivederci alla prossima puntata e ricordate, la bellezza parte da dentro.